Raggiungere il più ampio numero di persone, fornire indicazioni e strumenti di sostegno è l'obiettivo del decalogo anti-racket che è esposto in tutte le stazioni metro di Catania. Maurizio Di Lucchio. Sensibilizzare alla piaga del pizzo anche in metropolitana e in tutti i luoghi dove è più necessario, far arrivare messaggi che incoraggino a lottare contro questa forma di oppressione mafiosa. È l'obiettivo del decalogo anti-racket esposto in tutte le stazioni metro di Catania, un'iniziativa promossa dall'Associazione Catanese Anti-Estorsione ASAEC e da FCE Ferrovia Circumetnea. È un monito a tutti quegli imprenditori, artigiani e commercianti che attualmente sono indecisi se denunciare o meno. È una guida per chi decide finalmente di rompere le catene della morsa del pizzo e quindi denunciare. Noi riteniamo che la metropolitana sia un punto ormai centrale della vita di Catania. L'anti-racket costituisce un muro. Vogliamo pensare che la FC debba avere una parte nell'edificare questo muro. Sui pannelli vignette che suggeriscono come comportarsi, dai primi contatti da parte degli estortori fino alla denuncia e agli strumenti di sostegno messi a disposizione dallo Stato. Le operazioni delle forze di polizia evidenziano che comunque poi emergono questi fenomeni, anche se non vengono denunciati, però questa forma di paura, questa mancanza di coraggio che comporta la necessità di una forte reazione. Ed è per questo significativo che oggi siano stati coinvolti i ragazzi, le scuole. Ed è proprio dai giovani che arriva la richiesta più forte di un cambio culturale da parte di tutti per contrastare con più efficacia la criminalità organizzata. Noi ci aspettiamo comunque di poter vivere in un futuro, senza paura, con più sicurezza.